Terzo impegno in 8 giorni per il Vasto Girardi. Dopo il KO dell'Aragona di Vasto, supplito dal poker inflitto al Castelfidardo nell'infrasettimanale di mercoledì, la squadra di Prosperi deve affilare la lama per l'assalto al Notaresco e gialloblu. Tra le tante lusinghe di stagione continuano a godersi il bomber Silvio Mercai, capocannoniere del girone, con i suoi 10 centri, una presenza sempre meno gradita nelle aree di rigore avversarie. Il direttore di gara, il signor Pistarelli, della sezione di fermo. Un solo giro di lancetta, i teramani propositivi. Dos Santos attacca alla profondità, ma sull'uscita di Guerra l'attaccante di Epifani non riesce a tenere bassa la mira. Stessa sorte poco dopo per Bianciardi, il numero 4 dei rossoblù gode delle condizioni favorevoli per la conclusione. Nessun grattacapo per l'estremo difensore altomolisano. Minuto numero 19, si esprime nel reparto avanzato il Vasto Girardi. Gentile vede il taglio sul primo palo di Mercai, Sciba è ben posizionato e devia in corner. Si alzano le proteste degli ospiti che lamentano un probabile tocco di mani in area di Ruggeri. Non la pensa così il direttore di gara, che fa cenno di proseguire. 26esimo, si prende la scena guida che prova a mettere i brividi ai teramani, conclusione sbilenca e lontana dalla porta difesa da Sciba. Sempre il Vasto Girardi, Salatino sale in cattedra, conserva un buon possesso, prende la mira. Decisiva la deviazione di Frulla sul calcio d'angolo che ne segue. Ruggeri sceglie bene il tempo dell'intervento, ma la gira a lato, sfida che resta in equilibrio. Alditella serve il riflesso al 38esimo della giovane Guerra per contenere le impetuose intenzioni realizzative di Marchionni per quella che è l'ultima azione degna di nota. Per quel che riguarda la prima frazione di gioco, primo sussulto della ripresa al 30esimo secondo, Mercai molto duttile nella giocata, alza la testa, pallone per Salatino che apre il piatto sinistro, pallone fuori. Anche la nebbia prende parte alla sfida in maniera consistente, calcio piazzato per i molisani, se ne incarica come al solito Sergio Ruggeri, pallone preda di Sciba dopo aver superato la barriera. Al quarto d'ora leggerezza di Guglielmi, ne approfitta uno scaltro Banegas, Dos Santos calcia a botta sicura, strepitoso il colpo di reni di Guerra che conserva gli equilibri. Al 20esimo situazione da fermo per i rossoblù, va alla battuta blando, Guerra la battezza fuori. Dopo la mezz'ora il tiro dalla bandierina per i locali, palla nel mucchio, Salatino di prima intenzione, fallisce senza forza e precisione. Sul versante opposto, corner dalla destra per gli uomini di Epifani, uno schema che vede un corposo numero di giocatori sulla linea di porta. Guerra sventa la minaccia al 90esimo, altro calcio d'angolo, testa vincente del neoentrato Palumbo, pallone prima uscito e poi rientrato in campo, per questo comandata la rimessa dal fondo, finisce con un pari senza reti, buono per il Vasto Girardi che consolida la posizione a ridosso dei playoff e mercoledì riceverà la visita dell'Albalonga, Notaresco atteso dal big match interno con la Recanatese.